vicino, che grande squadra sei, se il cielo è grigio poi, fai belle le domeniche. Cassino, noi tutti siamo qui. Siamo qui a Gino Salvetti e inizia l'avventura del Cassino Calcio 2017-2018. Come tutti sapete, il Cassino partecipa al campionato nazionale di interregionale, cioè ossia la Serie D, e da tre giorni qui al Gino Salvetti, precisamente in segreteria, sta succedendo di tutto per quanto riguarda il mosaico che comporrà questa squadra. A soli quindi quattro giorni dall'apertura delle liste, il Cassino Calcio ha messo a segno alcuni colpi di mercato che certamente assicureranno un campionato dove la squadra azzurra sarà protagonista. Come aveva promesso il presidente Rossi, unitamente ai suoi collaboratori avrebbe messo su un mosaico calcistico di assoluto valore e su indicazione del tecnico Urbano sono giunti alla corte appunto del presidente Rossi Moracci Leonardo, classe 97, difensore centrale con militanza in Lega Pro. Coppola Agnello, classe 98, proveniente dall'Artena. Ha disputato l'intero campionato con l'Artena l'anno scorso. Poi c'è Navarro Pierpaolo, classe 97, ex agnonese, centrocampista. Ricamato Vincenzo, classe 90, centrocampista proveniente sempre da Agnone e discepolo di Urbano. Poi le riconferme di Partipilo Damiano, centrocampista che questo è il terzo anno di militanza nel Cassino Calcio, e stamattina ha chiuso anche Giglio, ha sottomesso la firma per la riconferma e quindi il centravanti Antonio Giglio, ricordiamo, no? Con 23 reti l'anno scorso, leader capocannoniere del girone vinto a mani basse dal Cassino. Qui al campo sportivo si sta rifacendo il manderboso, cioè un intero restyling, a cominciare dagli spogliatoi, dagli ingressi, la tenuta del verde che praticamente assicurerà un colpo d'occhio diverso al Cassino. Per quanto riguarda il girone, non si sa ancora se parteciperà al girone meridionale, ossia il girone H, che vede ai nastri di partenza squadre di rango tipo il Taranto, Cerignola, Manfredonia, San Severo e chi ne ha più ne mette, oltre alle squadre campane. Probabilmente disputerà il campionato Lazio-Sardegna. Un campionato impegnativo che però il presidente Rossi non ha mostrato nessun tipo di disagio. Se il Cassino dovrà andare a giocare in Sardegna, lo farà. L'obiettivo qual è? Sta mettendo su una squadra molto forte, una squadra competitiva, come aveva detto alla vigilia, e soprattutto assicurandosi le prestazioni del mister Urbano, che oltre a fare questi campionati li ha fatti per tanti anni, ha dalla parte sua anche la parentesi Bari, dove ha curato il settore giovanile precisamente alla primavera con un grosso risultato due anni fa alle spalle della Roma, quindi a livello nazionale, e ha fornito, come per usare un termine non appropriato, ben 5 giocatori alla prima squadra del Bari che hanno giocato titolare l'anno scorso. Quindi ha il Cassino dalla sua un esperto allenatore che da calciatore, insomma, ha calcato i campi di Serie A con l'Empoli, Bari, Salernitana, eccetera, eccetera. Quindi ci sono tutti, diciamo, gli ingredienti per disputare un grande campionato, un campionato che il Cassino non assolutamente, non è che si prefigge di vincere, ma certamente non lascerà niente di intentato per quantomeno partecipare ai playoff. E adesso noi procederemo con alcuni dettagli per quanto riguarda, quindi dicevamo, il settore giovanile. Però per concludere il discorso, non è finita ancora la campagna acquisti,
voi sapete bene che la differenza in questa categoria la fanno gli under, e quindi questo il 98, Coppola, Navarra eccetera, già assicurano, diciamo così, un salto di qualità per quanto concerne. Poi non dimentichiamo i giovani del Cassino, che già l'anno scorso, parlo di Simone Lombardi, classe 99, che l'anno scorso ha fatto un po' la differenza nella compagine del Cassino. Arriveranno ancora altri giocatori, giocatori di qualità. Chiaramente la società è molto riservata per quanto riguarda i nomi, c'è da capire, perché come sanno che c'è il Cassino dietro a un giocatore, automaticamente insomma gli operatori di mercato saltano sulla persona che è stata indicata, e quindi è riservo giusto. Comunque a giorni verrà conclusa la campagna acquisti, il Cassino radunerà i propri giocatori qui allo stadio Gino Salvetti il 24, se non vado errato. Fino al 30 procederà ai test, alle visite mediche e tutto, diciamo così, quelle che sono le incombenze di questo campionato. Dopodiché partirà la volta del ritiro, che sarà a Fiuggia ancora una volta, ha portato fortuna, e lì inizierà la vera e propria preparazione. Riscenderà qui a Cassino per il 13, ci sarà un'amichevole che ancora bisognerà indicarla, e dopodiché il 20 già siamo in clima campionato. Il Cassino farà la prima partita di Coppa Italia, i preliminari di Coppa Italia, e quindi il 20 giocherà, se si qualificherà parteciperà anche al 27 successivamente, e poi subito dopo il campionato. Siamo in compagnia qui a Gino Salvetti del direttore sportivo Riccardo Patini, ci ritroviamo, non ci siamo mai lasciati, nel senso che ci vediamo tutti i giorni. Prima nel cappello di questa trasmissione, che è la prima, no, di quest'anno 2017-2018, campionato di interregionale, abbiamo un po' fatto il punto della situazione per quanto concerne i giocatori che sono già, diciamo, a tutti gli effetti giocatori del Cassino. Oggi ha firmato addirittura la riconferma Giglio, ieri parti Pito per quanto concerne i vecchi. Sì. Vogliamo fare un po' il punto della situazione, Riccardo? Ma ad oggi sì, come dici tu, i confermati, i vari Partipilo, Giglio, Della Pietra hanno firmato il rinnovo anche per quest'anno. Naturalmente è una squadra che è stata cambiata molto, sia la società insieme con l'allenatore mister Urbano ha preso questa decisione di fare dei cambiamenti, e naturalmente abbiamo preso secondo noi dei giocatori importanti per la categoria. Vedi la firma di Moracci, che è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, ha fatto più di 200 presenze tra i professionisti, quindi è un giocatore molto esperto. Abbiamo preso degli under importanti sotto quell'aspetto, vedi Navarro che ha giocato all'Agnonese già due campionati di Serie D, è un 97 che gioca a centrocampo. Abbiamo preso un altro giocatore esperto come Ricamato, che il mister l'ha voluto fortemente perché è un giocatore discepolo pure lui, esatto, dei giocatori. In questo momento siamo in trattative con altri giocatori over, ritengo che dovranno arrivare almeno altri tre giocatori over e almeno altri 3-4 under. Penso che per la settimana prossima che possiamo aver definito tutta la rosa. Perfetto, quest'anno tu ti occuperai anche in modo particolare al settore giovanile, perché sei l'occhio della società chiaramente, e quindi il settore giovanile, visto e considerato che parteciperemo a un campionato di prestigio, va controllato e visto giorno per giorno. Sì, ritengo che con le strutture e gli investimenti che ha fatto il Presidente abbiamo una struttura che ci possono invidiare anche squadre di categorie superiori, quindi abbiamo ritenuto di farlo proprio come Cassino Calcio. Abbiamo fatto un'organizzazione con delle persone esperte in questo settore, quindi abbiamo pensato anche molto al settore giovanile. Ci aspettiamo una risposta anche per quanto riguarda sia della scuola calcio, sia per quanto riguarda le categorie che vanno dai giovanissimi a livello regionale e dagli universi nazionali. Vogliamo fare anche lì dei bei campionati, quindi questo dimostra che la società pensa
anche al settore giovanile. E quindi al futuro, chiaramente, di conseguenza? Sì, sicuramente sì, perché noi riteniamo che la Juniores e gli allievi è un bacino per la prima squadra, poi se dovessero andare in categorie superiori la società è la prima ad essere contenta, quindi noi ci aspettiamo soltanto che l'anno prossimo qualche giocatore del settore giovanile possa far parte di questo progetto della prima squadra. Ecco, per quanto riguarda l'organizzazione, accennato, è importante, c'è anche il presidente ha voluto fare un vero e proprio investimento per quanto riguarda gli impianti, quindi il campo tuo che diventerà, ecco, diccelo tu, insomma. Ma sì, il campo 2 praticamente tra pochi giorni sarà pronto, ritengo che verso metà luglio il campo dovrebbe essere pronto, quindi avremo una struttura veramente invidiabile, perché è un campo grande di calcio, con già il calciotto esistente scoperto in erba sintetica, un calcetto coperto e un altro calcetto che sta in fase di definizione. Penso che sotto l'aspetto degli impianti sportivi siamo a posto. Adesso precisiamo che anche il campo 2 verrà fatto in sintetico. Il campo 2 è tutto sintetico, quindi il campo poi le Salvetti lo stiamo rimettendo a posto per avere un manto erboso degno della categoria, e quindi penso che noi ci abbiamo tutti i presupposti per fare bene. Quindi adesso sta a noi, addetti ai lavori, organizzare bene il settore giovanile e far sì che escano dei giocatori importanti. Bene, avremo modo poi man mano, abbiamo detto, io l'ho detto nel cappello appunto di questa intervista, di questo intervento, che il 24 la squadra starà sì. Qui, poi no? Sì, no, il 24 luglio partiamo qui in sede per 5 giorni, fino al 28 faremo dei test a 13 e degli allenamenti, dopodiché il 31 si partirà fino al 12 agosto per il ritiro di Fiuggi, come abbiamo fatto anche l'anno scorso, quindi ci siamo trovati bene e abbiamo confermato il ritiro, e poi il 12 sera ci sarà un amichevole da definire con una squadra importante. Perfetto, ti ringraziamo Riccardo e ci sentiamo nel corso di questi mesi, che sarà lunga. Sicuramente. Grazie. Cassino, che grande squadra sei.